Un nuovo spazio verde sta nascendo a Fano. Questa volta si tratta dell'area dietro al cimitero di Rosciano e Bellocchi, dove questa mattina i bambini delle classi Montessori, insieme ai responsabili dell'iniziativa, hanno piantato diverse piantine su tutto il perimetro interessato. Il progetto dal titolo Forestiamo insieme l'Italia fa parte della campagna Foresta Italia, patrocinata dal Ministero della Transizione Ecologica e delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e che prevede entro il 2023 la piantagione di oltre 20.000 alberi su tutto il territorio nazionale, 1.000 per ogni regione. La mattinata ha visto la partecipazione di Conad Commercianti Indipendenti Associati, promotore dell'iniziativa Rete Clima, col diretti Pesaro Urbino e il Comune. Qui a Fano saranno più di 1500 tra alberi e arbusti, tutti di piante italiane con passaporto delle piante di provenienza certificata, alberi e arbusti che andranno a comporre un nuovo bosco per donare biodiversità e servizi ecosistemici al Comune di Fano. La manutenzione verrà curata per 3 anni da Rete Clima e prevederà irrigazione di soccorso, taglio dell'erba e sostituzione delle fallanze. Siamo orgogliosi noi di Conad di partecipare a questa iniziativa. Per noi, ripeto, è motivo d'orgoglio e siamo qui per ringraziare anche i nostri clienti che ci hanno dato la possibilità, diciamo, di fare questa iniziativa. Tutto questo per guardare al futuro, perché noi di Conad ci interessa molto. Siamo ben lieti come Coldiretti di partecipare a questa iniziativa fanese di Forestiamo insieme l'Italia. L'aspetto è duplice: da un punto di vista ambientale e climatico, ricreare queste aree forestali a ridosso delle città è sicuramente positivo. Da un punto di vista imprenditoriale ci vede direttamente interessati nella gestione virtuosa delle foreste e quindi dell'utilizzo del legno, soprattutto in un distretto produttivo come anche quello del mobile della nostra provincia, ma anche per una filiera per quanto riguarda il settore florovivaistico, per il quale insomma il nostro territorio è sicuramente molto vocato. Una proposta che abbiamo accolto con gratitudine e una visione lungimirante: diventerà veramente un'isola di benessere, un'isola d'aria fresca e pulita, perché ricordiamo che lo spazio che è stato messo a disposizione è quello adiacente ad una zona artigianale, laddove l'impatto dell'aria verrà sicuramente riqualificato. Piante che si aggiungono a tante, un apparato radicale della città importante, ricordiamo che sono corridoi verdi su cui stiamo investendo sempre più, proprio perché favoriscono quello che è il contrasto col cambiamento climatico. Stiamo andando verso l'agenda non 2030 ma 2050.